Oggi vi porto a posarvi sul fondale degli oceani, nel punto più profondo conosciuto dall'uomo sul pianeta Terra. Questa è la storia del batiscafo Trieste e di un'impresa da record. Questa è la ricostruzione di istanti che fecero la storia dell'umanità. Chi segue il canale ha imparato a conoscere la figura di Pietro Vassena, geniale inventore che nel 1948 costruì un sommergibile, un battiscafo, con cui riuscì a posarsi sul fondale, sul punto più basso del lago di Como, a meno 412 metri, ad Argegno. Allora fu un record del mondo. Qualche giorno più tardi, all'impresa, ricevette la visita di Auguste Piccard. Già, Pietro Vassena, l'uomo della strada, prestato alla scienza, ricevette la visita di un esimio fisico ricercatore, Auguste Piccard, che anche dalle soluzioni scelte e adottate sul C3 da Vassena prenderà spunto per costruire qualche anno più tardi un batiscafo, il suo, il Trieste, con cui esplorerà le profondità degli oceani, scrivendo un'altra pagina di storia. Ma prima di tutto, chi è Auguste Piccard? Auguste Piccard nasce nel 1884 a Basilea, Svizzera. Diplomato in ingegneria meccanica al Politecnico Federale di Zurigo, insegna all'Ateneo di Zurigo e all'Università Libera di Bruxelles. Oltre a scoprire nel 1917 un nuovo isotopo dell'uranio, inventa diversi strumenti di misura, tra cui un sismografo estremamente preciso. Piccard è un pioniere del cielo. Nel 1931 e 32 effettua due viaggi a bordo di una sfera di acciaio da lui stesso costruita, attaccata a un pallone alimentato a gas, con cui arriva ad altitudini mai toccate prima, diventando di fatto il primo astronauta della storia. Già, perché arriva a sfiorare i 16.000 metri, ai limiti della stratosfera, per studiare gli effetti sul corpo umano e non solo dei raggi solari e la radioattività. Il fumettista belga Hergé, autore di Tintin, si è ispirato proprio ad Auguste Piccard per il suo personaggio del professor Trifone Girasole. Piccard costruisce nel 1948 il primo batiscafo della storia per esplorazioni oceaniche, l'FNRS2, grazie a finanziamenti del Belgio. Il 3 novembre 1948 a Capoverde, al largo di Dakar, lo fa immergere a 1380 metri senza persone, con il pilota automatico. Un secondo tentativo salta a causa di un guasto al galleggiante dovuto alla mareggiata. Sono però i prodromi di ciò che accadrà qualche anno più tardi. Piccard sospende i suoi esperimenti oceanici. Fondamentale nella storia che sto narrando è il rapporto di amicizia che si viene a creare tra il figlio di Piccard, Jacques Piccard, giovane ingegnere ed esploratore, e Diego de Enriquez, studioso che nel 1948 ha 39 anni, vive a Trieste e durante la liberazione dei territori occupati alla fine della Seconda Guerra Mondiale ha avuto un ruolo di primo piano in qualità di interprete e negoziatore. Ai tempi de Enriquez raccoglie reperti bellici per il suo museo e dal suo impegno negli anni successivi a Trieste prenderà vita l'attuale Civico Museo della Guerra per la Pace Diego de Enriquez, gestito dal comune Alabardato. De Enriquez è un pacifista convinto e i suoi sforzi vogliono portare la sua Trieste in un ruolo di primo piano nella dimensione nel panorama culturale e scientifico dell'epoca. E grazie ai suoi buoni rapporti con i Piccard, l'Italia negli anni 50 viene coinvolta nella costruzione di un nuovo batiscafo. De Enriquez fa da ponte tra la componente svizzera che appoggia i Piccard e alcune delle più grandi aziende italiane dell'epoca. Il batiscafo, chiamato Trieste, in omaggio alla città dell'Alabarda, viene costruito nei cantieri riuniti dell'Adriatico. La sfera di immersione in acciaio inossidabile, che ha uno spessore di 12 cm, ha le acciaierie Terni per resistere alle grandi pressioni dell'oceano, l'oblò in quarzo alle officine Galileo di Firenze, mentre alla cantiere navale di Castellammare di Stabia la sfera viene saldata allo scafo. Il Trieste batte bandiere italiana e svizzera. Altre aziende rilevanti nel dopoguerra, come Fiat e Moto Guzzi, contribuiscono donando prodotti della loro attività. La Esso offre 1 milione di litri di benzina. Lungo più di 15 metri, questo battiscafo contiene galleggianti riempiti con 85 metri cubi di benzina superleggera, liquido che ne consente il galleggiamento, poiché più leggero dell'acqua. L'equipaggio, massimo 2 persone, trova alloggiamento nella sfera saldata con il fondo della struttura. L'equipaggio può guardare ciò che accade all'esterno mediante un blocco a forma di cono di plexiglass,
L'illuminazione esterna è resa possibile da lampadine al quarzo in grado di resistere a pressioni elevatissime. La fase di immersione è garantita dalla presenza di zavorre di pellet di ferro, che vengono sganciate in fase di risalita mediante elettromagneti, così da scongiurare inoltre possibili guasti all'impianto elettrico. Agli albori degli anni 50 ha inizio una vera e propria battaglia per impadronirsi del record di immersione in profondità. Nel 1953 l'FNRS-3, il batiscafo di Auguste Piccard, rivisitato nei cantieri francesi, raggiunge quota 2100 metri a Tolone. Il 30 settembre 1953, dalle ore 8:18 alle 10:40, il Trieste con Auguste e Jacques Piccard a bordo si inabissa a quota 3150 metri nella fossa tirrenica al largo dell'isola di Ponza, stabilendo così il nuovo record. Ma nel 1954 i francesi se lo riprendono, immergendosi a 4050 metri. Piccard prosegue i suoi esperimenti nel Tirreno per altri 4 anni, periodo durante il quale il Trieste viene alloggiato presso i cantieri di Castellammare di Stabia. Ma nel 1958 c'è una sorpresa. Il batiscafo viene infatti acquistato dalla Marina Militare Americana, motivo per il quale non potrà più, al termine del suo ciclo vitale, venire esposto al Museo di Diego de Enriquez a Trieste, come invece da auspici dello studioso. Arriviamo così al 1958. La data da imprimere in maniera indelebile nella storia è il 23 gennaio. Il sogno di Auguste Piccard può finalmente avverarsi, grazie ai fondi del governo americano che effettua ricerche sulla dorsale oceanica più profonda della Terra. Il batiscafo Trieste affronta l'immersione nella fossa delle Marianne, Oceano Pacifico. A bordo ci sono il figlio Jacques Piccard e l'ufficiale della US Navy Don Walsh. Il sommergibile impiega circa 5 ore, per la precisione 4 ore e 47 minuti, per scendere e posarsi a quota 10.902 nel Deep Challenger, il punto più profondo conosciuto. La reale quota verrà stabilita soltanto nel 2009, grazie a misurazioni più precise rispetto agli 11.521 metri indicati dai sistemi a bordo del Trieste. Piccard e Walsh, preoccupati da una crepa che scorgono su uno degli oblò in plexiglass del Trieste, iniziano quasi subito la fase di risalita. Già, si fermano soltanto una ventina di minuti sul fondale dell'Oceano Pacifico. In quel breve lasso di tempo osservano la fauna, per quel che possono vedere vista l'oscurità imperante, e dagli oblò sono convinti di scorgere dei pesci simili a sogliole e platesse, ma non ci sarà mai la certezza di quello che hanno visto. Inizia poi la fase di risalita, che sarà molto più veloce di quella di discesa e durerà 3 ore e 15 minuti. Il Trieste rimane in servizio per la US Navy fino al 1964, anno della sua dismissione. Auguste Piccard muore prima, nel 1962, mentre il figlio Jacques vivrà fino al 2008. E grazie al genio, alla visione e alla passione di queste due persone, se l'umanità è riuscita a raggiungere questi traguardi nell'ambito dell'esplorazione oceanica. Due precursori che tanto hanno dato alla scienza e alla ricerca. Pensate che bisognerà attendere più di 50 anni affinché un altro uomo possa posarsi sul fondo nella fossa delle Marianne. Accade nel 2012, grazie al regista del pluripremiato Titanic, James Cameron, a bordo del Deep Sea Challenger. Questa è la storia del leggendario batiscafo Trieste, del suo geniale inventore e del suo coraggioso pilota. Se ti è piaciuta, condividila con un tuo amico via WhatsApp, iscriviti al canale e insomma fai tutte quelle cose che noi youtuber diciamo sempre di fare. Noi ci vediamo al prossimo video.